Oggi abbiamo il privilegio di essere a tu per tu con uno degli atleti di punta della Leo Shoes Casarano, Matteo Bolla. La sua carriera parla per lui e si sanno ormai tantissime cose, ma oggi siamo qui per conoscere qualcosa in più di lui, qualcosa che non tutti sanno. Quindi la nostra curiosità, Matteo, è di capire secondo te quali sono gli elementi fondamentali che un giocatore di pallavolo deve avere per raggiungere un buon livello nella sua carriera. Sì, intanto ciao a tutti. Allora, che dire, intanto inizio a dire la prima cosa fondamentale, che per chi inizia a praticare questo sport, normalmente si inizia già da giovanissimi, da bimbi, e la cosa essenziale, questo lo dico soprattutto per i genitori, che tante volte viene un po' a mancare questa cosa, è lasciar divertire i bambini, che è la prima cosa che fa innamorare poi di questo sport. Poi piano piano crescendo, verso i 13, 14, 15 anni, comunque lì poi si inizierà realmente a capire se la pallavolo potrà diventare poi un vero e proprio lavoro, quindi la vera e propria passione, e farà diventare poi una carriera, ecco. Come è stato un po' con me, diciamo, io ho iniziato molto tardi a giocare a pallavolo a 13 anni, quindi ecco, non necessariamente bisogna iniziare in età giovanissima per diventare poi dei pallavolisti. È stato molto tardi e nel giro di 2 anni sono stato poi notato dai vari selezionatori e diciamo cos'è che mi ha dato una mano, mi ha dato una spinta. Ovviamente la prestanza fisica che avevo, quindi comunque già anche da piccolino ero già molto più alto dei miei compagni, e poi avevo sì doti atletiche che mi hanno permesso di essere notato dai vari selezionatori. Questo ovviamente non deve essere la cosa principale, quindi non deve essere un handicap per chi non è altissimo, ecco, c'è sempre modo di crescere durante la propria vita e di migliorare poi comunque la pallavolo ha tanti ruoli, quindi non serve essere dei gigantoni, ecco. E poi cosa è successo? Una volta che capisci che questo sport può diventare qualcosa di più, quindi un vero e proprio lavoro, deve esserci sempre una grande dedizione al lavoro, soprattutto quando si è giovani, perché bisogna comunque lavorare anche durante il periodo scolastico, che quello viene tante volte, come dire, sottovalutato. Invece è già da lì che comunque si inizia a capire se realmente sei in grado di seguire già la scuola con lo sport, la scuola con la pallavolo. E dopodiché, beh, insomma, una volta terminata la scuola, ok, c'è anche l'università, comunque terminato il liceo, lì si può capire se prenderlo realmente in considerazione come sport, come lavoro. E da lì fondamentalmente poi è dedizione totale al lavoro, quindi 7 giorni su 7 pensare comunque al pallavolo, come lo può fare benissimo chi lavora in ufficio, chi fa l'idraulico, chi fa il muratore. Quindi dedizione, seguire anche un'alimentazione corretta, non fare troppa baldoria la sera, soprattutto prima delle partite, quindi comunque sempre concentrati, sgarrando, diciamo, il giusto, soprattutto quando si vince, quindi poi baldoria. E comunque sì, tanto lavoro, perché comunque c'è il talento, però senza lavoro il talento non va realmente da nessuna parte. Io non sono mai stato un talentuoso, però mi sono sempre messo sotto, ho lavorato tanto, sia con la tecnica, sia col fisico, quindi sala pesi, palestra. Quindi alla fine il segreto sempre di tutto è tanto lavoro, tanta concentrazione, dedizione e serietà, ecco. Consapevole del fatto che la società del Casarano punta tantissimo su di te e diciamo, sulle tue future prestazioni nel corso di questa stagione, quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato? Sì, hai detto bene, sono molto consapevole del ruolo che dovrò avere io in squadra durante tutto l'anno, lo so benissimo e ne sono anche molto onorato e contento, perché comunque è una bella responsabilità che, insomma, è sempre anche bello avere certi tipi di responsabilità, perché vuol dire comunque che qualcuno crede in te, e quindi è anche bello poter in qualche modo impegnarsi per riuscire a ripagare questa fiducia. Beh, io voglio ritornare in Serie A, molto semplicemente, quindi insomma, lo sappiamo, abbiamo una bella squadra. Il mio obiettivo primario è quello di portare questa squadra in Serie A3, comunque in Serie A, e senza puntare magari a determinate classifiche individuali, però crescere come squadra, crescere come gruppo e rendere felici tutti quanti i nostri tifosi.